fratelli carissimi, sorelle amate. Vegliare al cospetto di Dio esprime la volontà di rinnovare la nostra appartenenza al Signore. Quattro sono i segni che scandiscono la preghiera di questa notte: il fuoco nuovo, l'ascolto della parola di Dio, l'acqua del battesimo e il rinnovamento che ne consegue e la Santa Eucaristia. Questa è la notte dei segni. Il fuoco trasforma ogni cosa. La luce di Cristo illumina le tenebre, anche quelle di questo tempo difficile e incerto. La poesia dell'annunzio pasquale ci ha rallegrato. Sì, siamo il popolo di Dio, fratelli miei. Dio si è schierato per noi. Già nel IV secolo, nella Chiesa d'Africa, il grande Agostino insegnava che questa notte si considera l'apertura del giorno di Pasqua, che è il massimo della nostra esperienza cristiana. Ed era ben giusto che la luce di Cristo, io sono la luce del mondo, risorgesse di notte, ma allo stesso modo la nostra pietà filiale, che farà pur chiedere a qualcuno in Arezzo com'è che la cattedrale si è riempita. Perché si è riempita questa notte? Forse la fede che danno per morta è ancora viva nel popolo aretino? Sì, siamo eredi di cristiani che ci precedettero in questa città. E ora dalla città dei santi ci chiedono di non perdere il nostro coraggio. Le difficoltà del presente non sono più grandi di quelle che in altre epoche gli aretini dovettero sorreggere e misurarsi. Ma è pur vero, facciamoci una domanda alla maniera ebraica: se Dio ha aiutato i nostri padri, me lo dite voi perché non dovrebbe aiutare anche noi? Peraltro, il grande Tommaso d'Aquino ripete, ponendosi questa questione, chi fa del suo meglio, il Dio lo aiuta. Stiamo vegliando, perché stiamo vegliando? Per ricordarci durante questa notte, madre di tutte le veglie, si dice così, dobbiamo ricordarci, possiamo ricordarci in qual modo il Signore pietoso ha benedetto la tua famiglia, ha benedetto te, la tua comunità e questa nostra Italia. Abbiamo sfogliato il libro della vita, abbiamo ascoltato dalla Bibbia le gesta dei padri. È come sfogliare l'album delle foto di famiglia. Siamo messi in grado di fare considerazioni utili sul passato
e sul presente. L'ascolto della parola, l'ascolto interiorizzato, il rischio di questa celebrazione lunga e notturna è che ci si facciano i riti e ci si dimentichi il contenuto, si perda la bussola della nostra adesione al Signore. Ma se per caso, in Deuteronomio 6, c'è la preghiera che tutto l'Israele antico, anche gli ebrei di oggi, ripetono varie volte al giorno, i 5 versetti che iniziano Shema Israel, ascolta Israele, ascolta popolo di Dio. È l'ascolto interiore che cambia. Questa parola è una parola che ha una forza, che muove il mondo. Se poco poco riesci a darle spazio, riprendi coraggio. La meta del nostro cammino durante la vita è arrivare alla città di Dio, la Santa Gerusalemme del cielo. Ma in cielo ci si arriva solo se avrai faticato per quello che ti è riuscito a cambiare le ingiustizie di questo mondo. Il cammino da fare è offrire solidarietà agli abitanti del villaggio globale, certamente. Interessiamoci di quello che succede all'altro capo del mondo, ma per favore interessiamoci anche ad Arezzo e cerchiamo di capire il numero altissimo di famiglie che non riesce ad arrivare alla fine del mese o che hanno altri mali diversi da quelli economici. Chiediamo al Signore di ritornare sui passi della fede. Ezechiele profeta in questa notte santa torna a ripeterci: vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi un cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Lo sai, Arezzo cristiana rinnova stanotte la propria scelta al bivio ed è a portata di mano la via del Signore. Non vogliamo perderla la strada. Questa notte vogliamo accogliere il duplice messaggio che l'angelo della resurrezione, lui, dà a Maria di Magdala e alle altre donne. È la componente femminile che ci porta alla salvezza. Ci vuole la sensibilità femminile per riuscire a cogliere che Dio non abbandona, anche se pare nero quel che c'è intorno. Che dice l'angelo della resurrezione? Due cose. Prima, non abbiate paura. Seconda, lo vedrete come vi ha detto. Vi precede in Galilea, che è il luogo del quotidiano. Se riuscissimo, quanti ne siamo stanotte in cattedrale, a togliere la paura dal cuore della gente. Ma sai che meraviglia? Il Signore è un passo avanti a noi, a spianarci la strada.
un passo dietro di noi a proteggerci le spalle e al nostro fianco perché non ci colga la noia lungo il cammino. Questa noia male sottile che distrugge anche le intenzioni migliori. Il Dio sta con noi per rimotivarci. Siamo il popolo dell'Esodo. Se riusciremo ad essere, come piace dire a Papa Francesco, una chiesa in uscita, Esodo vuol dire uscita. Il battesimo è il nostro mare rosso. Siamo qui per dirci che vogliamo uscire da cosa? Dalla logica mondana, per far nostra la promessa di Dio. Questo è il sacramento della Pasqua. 8 fratelli nella fede sono qui per ricevere il battesimo. 7 adulti e un ragazzo, tutti presentati alla Chiesa Aretina dalle loro comunità parrocchiali che li attendono con gioia. Un 9° adulto non è presente stanotte perché è gravemente, molto gravemente ammalato e riceverà i sacramenti della salvezza nella parrocchia della Ginestra. A questi 9 fratelli nuovi, glielo vogliamo fare un bel applauso. Anche noi tra breve rinnoveremo gli impegni del battesimo, i 3 rinunzio e i 3 credo. Rinunzio a cosa? Rinunzio al peccato, per vivere nella libertà. Rinunzio alle seduzioni del male. Ai ragazzi, quando vado a cresimarli, è tanto difficile fargli capire quali sono queste seduzioni sottili che gli arrivano addosso. Rinunzio alla causa di ogni peccato. Il male c'è e Gesù lo ha vinto. Credo in chi? Credo in Dio Padre Onnipotente. Credo in Gesù Cristo, che non ha esitato ad andare in croce per noi. Quei chiodi, quella lancia, la derisione della corona di spine, i flagelli, la croce. Credo nello Spirito Santo, che è la forza creatrice di Dio, che è capace di far riemergere, ritornare a galla anche me, anche te che mi ascolti. Della grazia del Signore è piena la terra e ci aspetta. Che cosa renderò al Signore per quello che mi ha dato? Dice Davide con la sua chitarra nel Salmo 115. Alzerò il calice della benedizione e invocherò il nome del Signore. Amici, siamo qui per brindare al Signore, non con rito superficiale e mondano, ma con la comunione che faremo tutti insieme, perché è Pasqua, con la voglia di riconciliarci con Lui, e chi non l'ha fatto ancora lo farà. Nella messa che stiamo celebrando si rinnova la nostra alleanza col Signore e la nostra disponibilità, ciascuno per sé e ognuno a nome della sua famiglia, di essere popolo di Dio, membro di questa Chiesa. Questa notte il Signore
offrendoci ancora il suo corpo e il suo sangue, ci ripete, secondo l'insegnamento agostiniano, mangiate quello che volete diventare. Il pane eucaristico, il sangue preziosissimo del Signore, sono l'avvio di un processo di unità col Signore Gesù. Il nostro Amen, che abbiamo già ripetuto varie volte, suggella un patto. È come la firma, è come l'adesione che il popolo antico di questa nostra città in Piazza Grande dava alle comuni votazioni. Noi stanotte diciamo che questo è il giorno che ha fatto il Signore e ci impegniamo a rallegrarci e anche ad esultare e anche a fare la parte nostra. In questa notte santa il Signore ci faccia sperimentare quello che noi crediamo e rinnovi questa Chiesa aretina qui adunata in festa, con la voglia di ritrovare le motivazioni per una festa bella e grande, perché il Signore è con noi.